Ciao a tutti ragazzi, qui è Xin Cosarara che parla, oggi siamo qui di nuovo con Pokémon Showdown. Allora, oggi avevo intenzione di utilizzare Catalyst. Ah, ignorate questo troll team perché è un troll team, appunto, come potete vedere. È un semplice 6 di ninja con Focus Sash e gli ho dato la mossa Tempesta, quindi in pratica ciò che voglio fare un giorno è tipo cambiare, mettere un profilo a caso, utilizzare questo team e crollare la gente, quindi loro mi attaccano, io rimango in vita, sabbia tomba, Terrempesta e mi suicido. Da così, tanto per. Comunque oggi siamo utilizzeremo il Degeneration, d'accordo, d'accordo, dai. E abbiamo provato, va a trovare quel paese, abbiamo trovato un sfidante e ha un ombro. Vai Moana. Perfetto, perfetto. Stealth Rock, prima di tutto. Ok. La vedo grigia. La vedo grigia. No, che sto dicendo? Oh, ho dimenticato di scrivere cosa, vabbè. Allora, andiamo con un bel... Non ha Pokémon che volano, quindi vai subito con un bel Avalanche. Toh! Vabbè, almeno l'ho consumato. E vai, muoi. Allora, Trevenant, Trevenant, Trevenant. Utilizziamo un Volt Switch. Ah, è inutile che mi metto le cose perché io me ne vado. E mettiamo in campo Freeze. Quindi vai subito con un bel Frostrap. Oh yeah. Adesso entrerà in campo sicuramente Odor. Prevedibile come non so cosa. Quindi vai Zuzu. Mega Odon. Aia, vabbè, sono Assault Vest, quindi come at me, bro. Earthquake. Idem Power Erba. No, tu non ce l'hai davvero. Va bene, vai Muay. Power Gem. Wow, sono vivo. E non l'ho mandato KO. Adesso comunque muore sicuro. Per il semplice fatto che io lo costringo a cambiare. Perfetto. Quindi vai Absolution. Floor Jest! Chi è? Cosa vuoi? E vattene. Ignorate. Allora, non ho nessuno per contrastare Florges. Fai freeze. Wow, quel danno. Vabbè, provo tutto per tutto. Comunque, questo comunque resta comunque un critical hit. Allora, quindi vai Blade. Allora, vai con un bel Bulk Up. Sperando di sopravvivere a un Moonblast. Perfetto. Quindi adesso, cosa utilizzare? Psycho. Sono inciso tra questi due. Perché ho bisogno di recuperare vita, ma se non mi sbaglio. Oddio, ho bisogno. Non mi ricordo la cosa dei tipi. Perché? Non mi ricordo se. Non voglio rischiarla così tanto. Vabbè, andiamo. Perché tanto rimaniamo in vita. Come l'ho detto. Leafy. Diamo il tutto per tutto. Energy Ball. Dannato Floor Chase. Che poi lui è ancora Cloyster. Almeno Floor Chase è morto. Adesso chi manderà sicuramente coso. Appunto. Però io lo... Dai. Giga Brain. Aia.
Ice Shard. Ah, la vedo grigia. La vedo grigia. Night Slash. Ah, va bene, va bene. Stacker Punch. E addio. Non ti permettere di farmi capo Absolution così tanto facilmente. Nidoking. Ho la mossa perfetta per te, Psycho Cut. Wow. Quel danno. Questo Nidoking era pericoloso. Vai via, Avast. Era davvero pericoloso. Non so cosa. Ma sì, facciamo il. No. Vediamo un po'. Facciamo qualcosa random. Qualcosa random come le lotte random. Spiritomb contro Dedede. Beh, partiamo bene. Allora. Untail, perfetto. Io torno. Vai via, Avas. Ah, già. Good luck, have fun. Shizuo. Allora, mega evoluzione subito e vai con Knockoff. Togliamogli quegli avanzi subito. Willow Wisp. Deve essere dovuto aspettarlo, ma. Io torno. Tutto ciò che volevo farlo era togliergli i suoi leftovers. E poi sto anche caricando un video, quindi mi sa che lo metto in pausa. Sì. Sapete, ho appena finito. Finalmente sono riuscito ad andare avanti con Fire Emblem Awakening, quindi. Volevo caricarlo, ma ho cambiato. Bella mossa. Ma adesso io ti attacco da lontano, non pensare. Cos'è? Che militare? Non so, non mi ricordo cosa fa. Allora. Thunderbolt. Adesso sono un Pokémon tipo terra, ci scommetto. Adesso lui mi fa fuori. Mi fa fuori delle sicuramente. Oh! Io torno allora. E adesso li metto in campo Cofagrigus. Ma quanto ci scommetto? Invece no, eh? Interessante. Togliamo gli eschimori prima che succeda qualcosa, Steltro. Wow, non avrei mai pensato di utilizzare Scizor come supporto. Adesso l'attacco è dimezzato, quindi adesso ne consuma meno. Vabbè, andiamo con il turno, la mossa più potente che abbiamo in questo momento. Vediamo un po' cos'è il Dark Pulse, perfetto. Mi piace su, verso. Quindi vai Dark Pulse. Non te lo aspetti, vero? Fatti sotto. 3%. Idem Power Terra. Non ci credo. Dark Pulse. Dai. Così posso mandare tranquillamente Scizor dopo. Sì, penso di che è proprio ciò che farò. Dark Pulse, addio. Bam 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 bam. Swampert in campo, eh? Non ho più palle di idee se
l'Helix che mi potrebbe servire, quindi utilizzare sicuramente uno set tipo terra. Devo sacrificare o Helix o Deden. Sacrifico Deden. Il Power ghiaccio, perché di tende non mi serve, volevo soltanto farti un po' di danni. Bam 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 Power Ice. Perfetto, posso farti altri danni con Thunderbolt. Shadow Sneak. Bene, speriamo che non mi cappò il coso. Vuoi vedere che... Ah, mi sono fregato da solo Shizu. Mi sono fregato da solo Shizu, appunto. Va bene, va bene, va bene. Don't worry, be happy. Helios. Se soltanto ave... Ce l'ho un Rapid Spinner, magari. Non andare in No, non bagno. devo andare in bagno. Rain Dance. Will-O-Wisp. Utilizzami pure Will-O-Wisp. Tanto non mi serve. Ho Thunder. E manda Swampert adesso, quindi mi sono fregato da solo. Dai, FXXFXFX. Dai, lo so, tanto ti basta mandare Swampert, che ci vuole? Cioè, se un Elolisk utilizza pioggia danza, ed è un Pokémon tipo elettro, è ovvio che dopo va a utilizzare tuono. Oppure sta laggando, magari. O forse sono io che sto laggando. Il Power Ghiaccio allora ti becchi. Perché il Power Ghiaccio? Vai Hitmonto. Vai subito con Match Punch. Adesso entra in campo Spiritomb. Oh, ha resistito. Tail. Adesso mi sa che utilizzo Mud Spanz. Quindi vai con Tossino. Cosa non li utilizzerò? Sarebbe meglio cambiare Pokémon, no? Quindi vai un Entei. Perfetto. Allora, chiamo Entei Wild Tail, quindi vai subito con Shell Smash. Adesso chi manderà lui? Non importa perché io ho Tyrantrum. Allora, sto perdendo alla grande questa lotta. Aluna? Interessante. Quindi vai con le Stealth Rock, non so. Will-O-Wisp. Io odio questo Spiritomb. Adesso ne ho la sicurezza. Quindi vai con Earthquake. Non gli ho fatto niente per colpa di questo cavolo.
Perché mettere il terremoto quando afferro mascella? Dov'è il senso di tutto questo? It doesn't make sense. No, ho perso. Mi mancano ancora 4 Pokémon. E io ho un Tyrant bruciato che morirà adesso. E un cavolo di Metal morto, perché non posso utilizzare Shell Smash. Button Pass non mi serve, quindi. Perché mettere il ritorno? Perché mettere il ritorno quando Puntal può imparare mosse utili tipo Sgranocchio? Può imparare. Che poi il Propompa. Mi sembra un. Questo mi sembra un set tipo fatto da Nappi. Pure resta. Oh, questo. Ah, per fortuna non manca. Ah, è vero, ho il Grovelo, quindi non posso essere scottato. Adesso, quando ci scommettete che io utilizzo il Grupompa, lo manco. Lui si sveglia e utilizza di nuovo Rest. Guardate. Invece no, eh. Ah, almeno è morto. Dai. Poi mi sono accorto adesso che la coda di Yuntain si assomiglia un po' a Gorebis. Oh! Oh! Persi. Vabbè, GG. È perso anche questa, perfetto. Quanto siamo? Siamo 17, eh? Siamo a 17. Potrei fare un'altra lotta con Degeneration, no? Non overuse it. D'accordo, sì, facciamo una lotta con un'altra lotta con Degenerations. Sì. Perfetto, vai via te. Shinter. Shinter perché? Boh, comunque vai mo hai. Ah. Good luck nel front. Startup. Beh, un team inusuale. Fake out. Quanto mi piacerebbe avere un Pokémon Spectrum questo team per togliere il suo fake out. Perché è ovvio che utilizza fake out. Cioè, un Ambipom senza fake out cosa? Non è un Ambipom. Vabbè, l'estate rock te ne metto comunque. Non puoi imparare le mosse tipo lotti, vero? Fangoro, però si sì, può imparare le mosse tipo lotta. Perché c'è ancora questo bug? Allora, Fangoro utilizzerà una mossa tipo lotta. Quindi vai Zuzu. E mi ha anche mancato. Buon per me. Perché? Perché ha forfittato? Ma dai! Ah, lol, prima avevo 69 qui. Ma no! Io volevo fare un'ultima lotta, vabbè, ormai. Quindi, noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti!